estate e così inizia la nostra edizione estiva di Robur Break, rotocalco dedicato all'estate della Roburziena. Parliamo dei playoff. Si stanno giocando in queste due settimane le semifinali da cui usciranno le due squadre promosse nella serie cadetta. Finirà così finalmente una delle stagioni più complesse della terza serie. Si è giocata ieri Pisa-Triestina, pareggio che lascia ancora tutto aperto in attesa della gara di Trieste. Vediamo i numeri della gara. All'Arena Garibaldi va in scena la prima delle due semifinali che daranno accesso alla Serie B. Di fronte a una cornice di pubblico eccezionale, Pisa e Triestina si sono affrontate a viso aperto. Parte molto bene la Triestina, che prende il comando del gioco, e passa al 14esimo Costantino, che si avventa su una corta respinta di Gori sul tiro di Maracchi. Il Pisa reagisce rabbiosamente e assedia all'area alla bardata fino al pareggio sacrosanto con il bomber Moscardelli al 39esimo. Pochi minuti dopo, Pesenti fallisce il vantaggio per il Pisa, fallendo clamorosamente un gol facile. Ma la Triestina non demorde, al 43esimo torna in vantaggio grazie a un gran tiro di Formiconi, che viene deviato da un difensore e si insacca alle spalle di Gori. Il secondo tempo è un assedio pisano senza tregua, Minesso, Marconi, Verna, Masucci, ma la porta della Triestina sembra stregata. I neroazzurri non si perdono d'animo e continuano a spingere, e all'86esimo arriva il pareggio con Marconi di testa. Triestina due volte in vantaggio con Costantino e Formiconi e due volte raggiunta da Moscardelli e Marconi, un risultato che ovviamente lascia aperto ogni discorso promozione. Il ritorno verrà giocato al Nereo Rocco di Trieste domenica 9 giugno. Piacenza e Trapani invece si incontreranno per la prima volta sabato 8 giugno a Piacenza, per poi replicare a Trapani sabato 15 giugno. Due le finali, perché quest'anno le promozioni dalla Lega Pro alla Serie B saranno 5 anziché 4, visto il ritorno del campionato cadetto alla formula a 20 squadre. Da notare, a suffragio della tesi che il girone disputato dalla Robur era il più complesso, che tra le quattro squadre figurano due che erano nel girone dei bianconeri. Infine, qualche statistica sulle quattro squadre. Il Pisa manca dalla B dalla stagione 2016-2017, quando restò tra i cadetti per una sola stagione. La Triestina invece è assente in B dalla stagione 2010-2011. Il Piacenza manca dalla Serie B dalla stagione 2010-2011, a cui seguì il fallimento societario. Per il Trapani invece il digiuno dura solo da pochi anni. La retrocessione in C avvenne dopo la stagione 2016-2017. Da notare la notizia clamorosa proveniente da Trapani, dove i giocatori hanno messo in mora la società per pendenze non saldate di marzo e aprile. Adesso parliamo della Robur. Dopo l'addio del DS Giovanni Dolci, che ha ufficializzato il suo arrivo alla Pistoiese, ancora nessuna notizia certa sul futuro dell'ex mister bianconero Michele Vignani. Mentre a Pistoia spunta l'ipotesi Agostinelli, arriva la possibilità San Benedetto del Tronto per Vignani. Sembra infatti che tra la società marchigiana e l'allenatore ci siano stati degli importanti passi in avanti. Dalla Roburziena ancora nessuna notizia certa sul nuovo mister. Sembra allontanarsi molto la pista che portava Paolo Zanetti. Il promettente allenatore veneto pare infatti indirizzato in B verso l'Ascoli. L'altro tecnico che è stato accostato più volte alla Robur è Alessio Dionisi, allenatore rivelazione della Lega Pro, per il quale l'Adurio sarebbe disposta anche a un importante impegno finanziario. Nelle ultime ore salgono fortemente anche le quotazioni di Alessandro Dal Canto, giovane mister dell'Arezzo, cresciuto tecnicamente alla guida della Primavera del Padova, da cui allenerà anche la prima squadra sfiorando la promozione in Serie A, perdendo in finale contro il Novara. Per lui poi Vicenza, Venezia, la Nazionale Under 17, la Primavera dell'Empoli, la Primavera della Juventus, fino ad arrivare alla panchina dell'Arezzo, dove è sotto contratto fino al 2020. Ma la società Amaranto adesso deve pensare più ai suoi problemi economici che al nuovo mister. Infatti è la stessa società che in un comunicato stampa dice testualmente: è priorità della società sportiva Arezzo garantire la regolare iscrizione alla Lega Pro entro il 24 giugno. Sul fronte rosa naturalmente tutto è fermo, perché il neo direttore Vaira dovrà mettere il primo tassello della costruzione della squadra, ovvero l'allenatore. Ma da Carrara arrivano comunque insistenti voci dell'arrivo di Giuseppe Caccavallo, l'anno scorso assegno per 12 volte.
Ruggero Radice, responsabile dello Youth Project dei Summer Camp della Robur, ha parlato dell'organizzazione della proposta estiva. Sentiamo. Con Ruggero Radice, responsabile Youth Project, per fare il punto della situazione sui camp organizzati dalla Robur Siena in collaborazione con la GKR Sport. Cosa avete organizzato per questi camp? Ma intanto abbiamo raddoppiato la proposta, quest'anno abbiamo 2 settimane, proporremo una settimana a giugno, 24-28 giugno e 8-12 luglio. Abbiamo confermato la modalità della passata stagione, che ha avuto un enorme successo, i bambini e i ragazzi si sono divertiti tantissimo. Le fasce di età sono divise: la mattina abbiamo dai 2013 ai 2008, al pomeriggio dal 2007 al 2003. Lo staff è quello del settore giovanile della Robur, quindi è un grande staff molto qualificato, e lo staff delle società, dello Youth Project, in particolare del Siena Nord. E quindi abbiamo come obiettivo quello di far divertire i ragazzi e nello stesso tempo insegnargli, tra virgolette, qualcosa, e quindi imparare divertendosi è il nostro motto, che utilizziamo da sempre anche all'interno poi delle proposte, sia nell'attività di base che nell'attività agonistica. La proposta rispetto all'anno precedente sarà più o meno la stessa, oppure avete intenzione di cambiare qualcosa? Sicuramente il nostro modo di lavorare sarà, non dico identico, ma rispecchia sempre la nostra filosofia, quindi faremo molta attenzione ai comportamenti, alla sicurezza, al divertimento, appunto, e alle proposte che siano fatte adattate in base ai bambini che ci troviamo di fronte. Quindi contestualizziamo subito il progetto e poi ogni giorno un obiettivo diverso dal punto di vista tecnico e tattico individuale. Robur Break vi accompagnerà per tutta l'estate con servizi e anticipazioni, e dalla metà di luglio con tutte le cronache dal ritiro di cascia. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.